nel 2013 l'obiettivo principale era contrastare il DDL Scalfarotto sull'omofobia. Chiara era la percezione di un pericoloso attentato alla libertà d'espressione che non potevamo accettare. L'iter di quel disegno di legge è stato fermato grazie anche alle nostre mobilitazioni di piazza. Oggi però continua il tentativo di introdurre anche in Italia il reato di opinione. Bloccato il DDL Scalfarotto, si cerca di limitare la libertà di espressione con il DDL sul bullismo e cyberbullismo. E ora, in una veste ancora più scivola e pericolosa, con il DDL S2608 sulle cosiddette fake news. Questo testo prevede una multa fino a 5.000 euro per chiunque pubblichi e diffonda online notizie false, esagerate o tendenziose che riguardino dati o fatti fondati o falsi. Se poi la cosiddetta fake news è tale da destare pubblico allarme e fuorviare settori dell'opinione pubblica o promuovere